Salve a tutti, popolo di sport, e benvenuti in questo nuovo video da una nuova location. Quindi questi video saranno mixati con la vecchia programmazione e la nuova, per farvi capire che comunque se scrivete me messaggio, comunque ci contattate, mi contattate sulle pagine Instagram o Facebook, io comunque vi sento, vi posso rispondere, posso comunque comunicare con voi, insomma fare dei video e pubblicarli tranquillamente. Naturalmente la pagina Instagram e Facebook la trovate in descrizione, è in.sport.fit se volete, ragazzi. E l'altro giorno ho detto che mi sono trasferito in Germania. Cosa ne penso effettivamente della Germania? Però non ve l'ho detto, vi ho detto che la casa è vuota e quello che, insomma, eccetera eccetera, cazzate insomma. Cosa ne penso della Germania? Io vengo da una piccola città che è Crotone, 60.000 abitanti circa. Mi sono trovato in una città di un milione e qualcosa, che è Colonia, Gün, come chiamano loro, giustamente. Devo dire che è una città fenomenale, bella, grande, spaziosa e larga, cioè nel senso non ci sono strade strette, comunque c'ha dei viadotti, dei viali enormi, spazi verdi sconfinati. Io penso che la Germania, e l'ho detto poi nello scorso video, comunque nel video precedente, è una nazione che possa offrire tanto, possa far crescere tanto. Io, la mia esperienza fino adesso è molto positiva, perché, beh, non tanto per i tedeschi, che devo dire la verità, si sono rivelate delle persone non così fredde come si dicono. Cioè il tedesco di base può sembrare freddo, un po' distaccato, però se ci entri in confidenza anche lui si scioglie. Certo, è un po' difficile entrarci in confidenza, però sai, non si mai dire mai. Io ho avuto un'esperienza fantastica, perché a parte un mio amico che mi ha dato una mano, che sta qua ormai da 14 anni, mi ha dato la mano ad inserirmi, insomma, mi ha ospitato quando ne avevo bisogno e quant'altro, ho trovato delle persone che, italiani, sono sia pugliesi che romane, una romana e una coppia pugliese, che saluto, non so se guarderanno mai questo video, comunque li saluto, che sono state praticamente fantastiche. Queste persone ci stanno vicino, ci stanno dando una mano, ci hanno aiutato a montare il letto a me e alla mia ragazza fino alle 2 di notte, andare all'Ikea che è a 20 km da qua, caricarsi la macchina fino all'inverosimile e portarla di nuovo indietro. Insomma, veramente c'è stata gente che si è fatta in quattro. Io fino adesso posso dire soltanto che l'esperienza è positiva. Certo, la casa non è come grande come la volevo, va benissimo, non è arredata, la devo arredare, però posso dirvi che all'atto pratico ho visto veramente come gente italiana si possa dare man forte e possa aiutarsi a vicenda. Io attualmente ho un'immagine bellissima della Germania. L'unica cosa che mi dispiace è che il tempo è una ciofeca, praticamente una schifezza, perché piove. Io sono qua ormai da qualche settimana, avrò visto una volta il sole, cioè praticamente la luce del sole. Pioggia a non finire, chiuso il tempo, però tutto sommato non si sta male. Per quanto riguarda il costo della vita, non è tanto caro come si pensa. Certo, ci sono delle cose che sono care, però tipo la pasta qua costa un pochettino, però con qualche offerta, qualcosina, insomma, si possono trovare degli ottimi prodotti. La palestra, qua le palestre, gli abbonamenti te li regalano, sono dei centri, dei franchising o comunque delle catene, insomma, chiamatele come volete, che offrono anche la palestra a 15 euro al mese, aperta 24 ore su 24, della serie che se andate alle 2 di notte, 3 di notte, 4 del mattino, a mezzogiorno, è sempre aperta questa palestra, fenomenale. E infatti mi sa che andrò a iscrivermi là. E poi qua, ragazzi, fanno corsi su corsi. Qua ogni cosa c'ha praticamente dei corsi, che li puoi fare a pagamento, oppure te lo può pagare l'azienda per cui lavori e puoi crescere. Qua praticamente fanno di tutto per farti crescere. Io amo l'Italia, amo la Calabria da dove vengo io, amo Crotone, però io ho notato che queste cose, sì, va bene, le fanno in Italia, però non sono così frequenti come qua. Qua praticamente tu sei un dipendente, il dipendente non è dipendente, è un pezzo
veramente importante per l'azienda e per la società. Di conseguenza fanno di tutto per renderti unico, possiamo dire. Ti fanno fare dei corsi di specializzazione, ti fanno fare dei corsi nel tuo lavoro, ti fanno... è tutto pagato naturalmente, in borso spese, tutto quanto, cioè nel senso, ma non soltanto a 5-6 persone. Loro puntano ad avere delle persone estremamente specializzate. Per esempio, se sei un'ostetrica, porto il caso della mia ragazza, l'ospedale ti può mettere a disposizione, se vuoi o comunque se vuoi fare tu o le puoi proporre, dei corsi per farti diventare sempre più specializzata, e ad ogni corso che tu vai a inserire sul curriculum sono soldini in più, perché tu vali. Io ho fatto pure un video, io ho brevetti, ho attestati, sono kinesiologo specializzato, perché non sa che cos'è un kinesiologo, sarebbero i laureati di scienze motorie, però specializzati, non col master, con 5 anni, in più ho dei corsi a pagamento, 1500 euro di corsi, o 1700, vabbè, una cosa del genere, di corsi che ho preso extra, eppure io ero quotato, secondo le strutture, le palestre dove ho lavorato, 400 euro al mese. Dopo che ho speso anni, soldi, fatica, tempo, quello che volete, a specializzarmi, a diventare qualcuno che ne sa, che ha ancora tanto da scoprire, che ha ancora tanto da studiare, però che ne sa. Io ero quotato 400 euro al mese. Qua il mio lavoro, se avessi la lingua, che è cosa che sto facendo direttamente sul campo andando a scuola, è quotato 18 euro all'ora. Fatevi i calcoli e arriverete a conclusione. Beh ragazzi, io naturalmente ancora sono in alto mare, sia con il lavoro sia con tutto, però per farvi capire più o meno il rapporto, quello di, quando dico crescita personale, ti danno la possibilità di studiare e di crescere come persona. Crescita economica in questo senso, e in più comunque lo Stato qua t'aiuta, cosa che in Italia non esiste. Non è un elogio alla Germania, assolutamente no, però qua il metodo che hanno utilizzato loro... e lo sanno fare. Mi dispiace, certo, ovvio, perché comunque mi sto andando ad imparare una lingua che è difficile fondamentalmente. Io volevo rimanere in Italia, volevo rimanere a Crotone, sarebbe stato impossibile rimanere a Crotone, però volevo rimanere nella mia città, e invece mi sono trovato ad affrontare viaggi da solo, con la mia ragazza, in una casa vuota, in un posto che non conosciamo, eppure eccoci qua. E ho visto poi come gente italiana che qua prima di noi si fa veramente il culo quadrato per darti una mano. Quindi è questo quello che dico, la mia esperienza positiva in Germania. Ci sono un sacco di cose che non vanno, non pensate, qua le strade sono totalmente buie, io abito in una zona dove la sera è completamente al buio, ma perché è così. E la gente qua va tranquillo, passeggia, cammina, fa quello che vuoi. Il sabato sera i tedeschi si trasformano, diventano degli ubriaconi, cosa che forse era già risaputa, ma non pensavo così molesti anche, no? E semplicemente questo, ragazzi. Io vi dico, sono felice di trovarmi qua. Continueremo i video, e cercherò di inserire più novità tedesche, cioè nel senso quello che riuscirò a portare, quello che riuscirò ad apprendere qua, cerco di portarlo anche sui video, nei video e quant'altro, cerco di portare varie gare più possibile, ragazzi, e per il resto seguitemi sulle pagine Instagram, Facebook, in.sport.fit, e buon allenamento da InSport. Ciao!